Alessia Veltri parlerà delle esperienze di gruppi di insegnamento di abilità sociali. E allora vado direttamente perché ho capito che siamo un po', no? Vado con calma. Ok, e vi parlo della nostra esperienza nella nostra associazione che è Pane e Cioccolata, si occupa appunto di gruppi sociali e dei programmi di insegnamento che utilizziamo all'interno della nostra associazione. E come sapete, qualche anno fa quando si parlava di Sì, al microfono, ok. Quando si parlava di abilità sociali e autismo, si pensava fosse un po' una costrizione insegnare le abilità sociali o comunque imporre a tollerare le convenzioni sociali. Oggi invece sappiamo diverse cose, le nostre conoscenze si sono quadruplicate, quindi sappiamo che abilità sociali e deficit sociali che rappresentano il cuore dell'autismo sono associati a un maggiore senso di isolamento, solitudine, disagio, difficoltà nello sviluppo, nel mantenimento di relazioni amicali. C'è anche una correlazione tra le scarse competenze sociali e l'abuso di sostanza, l'ansia, la depressione, fallimento sociale, bullismo, comportamenti delinquenziali, diverse forme di psicopatologia. Quindi è stata individuata una comorbidità tra disturbi psicopatologici, ansia, depressione e autismo. I ragazzi con autismo spesso hanno poche relazioni amicali e quando queste sono presenti richiedono l'intervento delle figure genitoriali e anche il loro inserimento sociale, è a rischio, come quello dello stesso nucleo familiare, e cioè anche i genitori di bambini con diagnosi di autismo sono spesso genitori scarsamente integrati nel contesto sociale. Quindi non è soltanto il bambino con autismo ad avere difficoltà nell'ambito sociale, ma anche il suo nucleo familiare. Quindi l'inserimento in un programma di insegnamento sociale è un aspetto fondamentale per un curriculum di insegnamento completo. I programmi di insegnamento sociale oggi sono moltissimi e si sente comunque parlare spesso di gruppi sociali. Nella nostra associazione utilizziamo dei programmi di insegnamento basati sull'evidenza. Nel 2020 è stata pubblicata un documento che sintetizza quali sono le pratiche basate sull'evidenza, quindi parliamo di DTT, intervento naturalistico, modeling, rinforzo e social skill training. La modalità di insegnamento attraverso la quale possono essere implementati quindi è di tipo individuale o di tipo gruppale, ma l'insegnamento in gruppo permette di ottenere alcuni vantaggi. Innanzitutto una maggiore applicabilità ai contesti naturalistici, come per esempio quelli scolastici, che di per sé prevedono l'insegnamento in gruppo. Una maggiore facilità di applicazione ai contenuti di insegnamento, perché stiamo insegnando abilità sociali e quindi si tratta di abilità che prevedono l'interazione sociale, la presenza dell'altro. Maggiori opportunità di apprendimento osservazionale perché i bambini imparano osservando dalle prestazioni degli altri e quindi hanno più opportunità di osservare il comportamento che dovrebbero mettere in atto e anche una possibilità maggiore di sfruttare le risorse perché consente di insegnare a più studenti contemporaneamente l'abilità oggetto di insegnamento e di programmare anche un insegnamento individualizzato all'interno di un contesto di gruppo. Infine, maggiori opportunità di generalizzazione. Questo perché se i gruppi di abilità sociale coinvolgono i coetanei, allora i bambini stanno imparando l'abilità sociale direttamente con chi dovrebbero sperimentarla, che è uno dei problemi della modalità di insegnamento individuale. Quindi quando pensiamo invece a ragazzini che imparano un'abilità sociale con un insegnante dedicato, che magari ha un'età diversa, non corrisponde appunto al coetaneo, invece in questo caso imparano direttamente insieme a chi dovrebbe sperimentare con loro l'abilità.
Quindi i nostri gruppi sociali si basano su principi dell'analisi del comportamento, hanno come finalità il potenziamento delle competenze sociali, ma anche di autonomia, comunicazione e gioco. Sono piccoli gruppi che vanno da 2 a 6 partecipanti, prevedono la guida di un adulto che inizialmente è presente, ma che poi diventa un'ombra. Quindi l'obiettivo è che la sua presenza venga sempre più sfumata. In modo che medi l'interazione, però non guidi l'interazione. Gli incontri sono solitamente a cadenza fissa e hanno come obiettivo finale, quindi come terminal goal, quello di costruire le basi per una relazione amicale, quindi di fornire allo studente gli strumenti necessari per costruire delle relazioni amicali significative, quindi supportarlo in questo specifico ambito. I bambini apprendono queste abilità attraverso una serie di attività divertenti. Quindi noi conduciamo la struttura dei nostri gruppi sociali, prevede un momento di insegnamento in cerchio e poi dei laboratori, delle uscite che hanno sia come obiettivo l'insegnamento, ma anche quello di potenziare la generalizzazione delle competenze, ovvero quello che insegniamo in cerchio non rimane in cerchio, ma si generalizza e diventa un momento importante durante le uscite, durante i laboratori. I nostri gruppi sociali sono di 3 tipi, quindi abbiamo il progetto Prime Esperienze che è dedicato alle prime interazioni, quindi è dedicato a mamme e bebè, quindi neonati dal momento in cui riescono a gattonare, quindi 6-7 mesi, fino alle prime parole, quindi a quando iniziano a parlare. Si tratta di un progetto finalizzato a sostenere le risorse nell'ambito della comunicazione espressiva, ricettiva. Quindi, con la guida di un analista del comportamento, la mamma viene guidata a potenziare aspetti della comunicazione ricettiva, espressiva, dell'attenzione condivisa, di bimbi piccolissimi, perché stiamo parlando di, bimbi che gattonano. Si tratta di un progetto che si colloca nell'ambito di un'area emergente della ricerca per la prevenzione dell'autismo. Poi abbiamo il progetto Primi Amici, che sono i nostri piccoli, quindi sono bimbi dai 3 ai 7 anni, quindi, che ha come obiettivo di sostenerli nelle prime costruzioni, delle prime amicizie. Anche la struttura di questo progetto prevede dei momenti di cerchio, quindi in cui i bambini apprendono un'abilità sociale, quindi parliamo di abilità sociali di base, come per esempio come rispondere al saluto, come chiedere di partecipare ad un gioco, come rifiutare di giocare, come accettare un rifiuto, quindi di abilità che sperimentano nella vita di ogni giorno durante momenti scolastici oppure di appuntamenti di gioco. È un progetto che è nato quest'anno grazie al finanziamento del Giardino degli Angeli. E che è stato portato avanti da gennaio fino a giugno in gruppetti che erano costruiti sulla base di necessità educative, quindi questi bambini avevano le stesse priorità nell'ambito sociale e curriculum di funzionamento, quindi il livello di competenze che avevano era simile. E poi il nostro progetto dei gruppi sociali, gli amici di Bologna, voi comunque trovate sul nostro sito anche tutta la documentazione rispetto a questi progetti, che invece è la sua quarta edizione, che ogni anno ha un filone differente. Quindi quest'anno, per esempio, è stato dedicato all'Officina delle Emozioni, quindi con l'obiettivo di creare delle competenze socio-emotive in ragazzini che hanno dai 12 ai 15 anni. Quindi attraverso la costruzione di un laboratorio teatrale, stiamo lavorando su competenze socio-emotive, quindi che riguardano il riconoscimento delle emozioni di base e come queste influenzano i rapporti amicali.
I nostri gruppi sociali sono poi costruiti sulla base di pratiche basate sull'evidenza, quindi ogni progetto prevede anche un progetto di ricerca. Questo progetto, per esempio, riguarda il nostro primo gruppo sociale, nel quale la procedura di insegnamento che abbiamo utilizzato era la Teaching Interaction Procedure. Prima hanno parlato di modeling, per esempio, e video modeling. Questo tipo di procedura si basa in quel cassetto di pratiche basate sull'evidenza, dove c'è anche una parte della strategia che include anche il modeling. L'anno successivo, infatti, abbiamo utilizzato per coinvolgere coetanei a sviluppo regolare il video modeling, costruendo una serie di video con ragazzini della scuola, perché i nostri progetti sono in un contesto extrascolastico, quindi per includere anche bambini a sviluppo regolare. E quest'anno invece abbiamo portato avanti anche il progetto attraverso le uscite, i laboratori, il teatro ad esempio, quello che quest'anno, sul quale quest'anno si basa il nostro progetto. Vi faccio vedere il video. Avete visto, questo video è un video amatoriale, quindi non vi aspettate un video bellissimo, però sono foto per lo più del nostro progetto, dove sono anche sintetizzati gli obiettivi che portiamo avanti, quindi possiamo farlo partire. Video. Okay. No. Thank you.